Ciao e benvenuti nel mio canale, il canale di Coco e Lilla dedicato ai miei cagnolini. Oggi vi farò vedere un video che ho fatto qui a Fuerteventura durante le mie vacanze. Mi raccomando, mettete un like e condividete. E Fuerteventura è anche questo, pieno di scoiattolini. In cerca di qualche nocciolina per mangiare. Che emozione vederli. Dopo aver esplorato El Cortillo, tutto al nord dell'isola, e aver mangiato al Roque del Pescador, in quanto si mangia molto bene, è un ristorante che ve lo consiglio, davvero. Ho proseguito dopo a visitare l'isola verso il sud. Ed eccomi qui, arrivata a Tarajaleto. Spero di averlo detto giusto. Non potete immaginare quante volte ho dovuto ripeterlo per poterlo dire bene. Volevo dirvi che le immagini sono di mia proprietà, mentre il sottofondo di musica ho utilizzato alcune applicazioni, quindi ringrazio il copyright di queste applicazioni che posso poter nascondere il sottofondo del vento. E sì, purtroppo
Il vento è abbastanza fastidioso nelle isole Gran Canarie e quindi io vi chiedo di mettere un like se vi piace il video, di commentare se avete qualcosa da chiedermi e di condividere. E io mi farò un piacere rispondervi. Grazie. Fuerteventura è la seconda isola più grande delle Gran Canarie, amatissima per le sue spiagge dorate. Vi mando un caloroso abbraccio dalla isola di Gran Canarie, Fuerteventura. E non poteva mancare anche il mercatino. Vi raccomando, mettete un like e condividete. Il mercatino, salata de fuste, bollette de fuste. Andiamo a vedere. Beh, la cosa che mi ha affascinato di più è vedere questi collarini per i cagnolini con il loro proprio nome. Infatti non c'è soltanto per i cani, ma c'è anche per i gatti. E volevo sottolineare che ho un amico che ha un bel canale YouTube qui che si chiama Palino Gatti, che è molto interessante, parla molto bene dei gatti. Se volete andare a guardare, vi metterò l'iscrizione del suo canale. Spero che vi sia piaciuto il video e iscrivetevi al canale per essere aggiornati per i prossimi video. Grazie.